l'attività fisica, se percepisco che per me è un peso, non è il caso mio, ma io so che per alcune persone che non hanno ancora creato l'abitudine della ginnastica, so che per loro può essere un po' difficile ancora, no? Iniziare, creare quell'abitudine. In questi casi, ragazze, che cosa si fa? Si mette la ginnastica il mattino, insomma, faccio la ginnastica diventa il mio rospo del mattino, no? Come dice Brian Tracy, mangia subito il tuo rospo, inizia quel tuo impegno, quello più grosso. Allora io comincio con la ginnastica, se per me è una di quelle cose che se me la trascino nel resto della giornata finisce che vado a finire per non farla neanche. Per cui inizio la mia giornata con allenamento. Io ad esempio quando riesco, no, normalmente mi alzo prima del resto della famiglia, se la casa mi permette, perché è vero, se io abito in un monolocale non posso fare ginnastica mentre gli altri stanno dormendo, ma se riesco mi alzo quei 20 minuti prima del resto della famiglia, faccio la mia ginnastica e quando gli altri si alzano, wow, mi sento già meravigliosamente bene. Poi pensate una cosa, la ginnastica vi dà energia per il resto della giornata, ok? Vi sentite proprio un'energia diversa, più sana, ok? Non è solo come bere il caffè lo bevo anch'io, ma è proprio un'energia che deriva dalla ginnastica, quel benessere che sentite immediatamente. Sapete che la ginnastica libera gli ormoni, per cui immediatamente non avete neanche finito il riscaldamento e vi sentite già un benessere immenso nel fare attività fisica. Alla fine della ginnastica avete più energia, siete più dinamiche, più morbide e la vostra giornata scorre molto meglio, molto meglio. Per cui chi ha quella difficoltà lì, non riesce bene a gestire la ginnastica, non ama fare la ginnastica nel pomeriggio, insomma, chi fa fatica a fare la ginnastica nell'arco della giornata, buttala dentro subito al mattino, è il mio consiglio personale, poi ognuno deve vedere un po' come riesce a gestire le proprie cose. Comunque questo per quanto riguarda la ginnastica in sé, ok? È una piccola parentesi, ma per riuscire a fare ginnastica, ragazze, bisogna anche avere una panoramica generale di tutti gli impegni della nostra giornata, perché se io non riesco a fare le cose importanti che ho da fare, è ovvio che io neanche la ginnastica non riesco a fare. Steve Covey ci dice un'altra cosa molto bella, molto importante. Lui dice, esistono dei quadranti nella nostra vita, no? Immaginate delle scatole, due scatole qua davanti a me. Una scatola dove metti dentro tutte le cose importanti da fare e un'altra scatola dove metti tutte le cose urgenti da fare. Lui vuole, ci suggerisce, ti dice che per avere una vita più serena, più dinamica, più tranquilla, la cosa importante è rimanere sempre nel quadrante, nella scatola delle cose importanti. Evitare il diavolo, evitare il più possibile di andare a finire nelle scatole, nella parte delle urgenze. È vero, le urgenze ogni tanto saltano fuori e c'è poco da fare, perché ogni tanto, non so, ci chiama il capo e dice guarda, ho bisogno di questa cosa urgentemente, c'è il bambino che chiama la scuola, insomma, le urgenze ci sono, ma lui dice se io sto sempre qua nella scatola delle cose importanti, se io passo il mio tempo a risolvere le cose che sono importanti per me, difficilmente o comunque raramente andrò a fare le cose urgenti, queste cose qua non diventeranno urgenti. Se io invece queste cose qua me le trascino dietro e finiscono che sono tutte urgenti, io vivo quel fiatone perché ho sempre delle cose da fare. Ma cose semplici anche, ragazze, ci sono le bollette da pagare che a un certo punto scadono e diventano urgenti, perché sennò, che ne so, mi tagliano il gas.
Io la pago subito prima di farla diventare urgente. Quindi devo fare una lista delle cose più importanti nella mia vita: la famiglia, l'attività fisica, il lavoro, l'organizzazione delle vacanze, un progetto, tutte cose che sono importanti per me, che io voglio realizzare nella mia vita, ok? Poi, in base alle cose che sono importanti per me, ogni giorno faccio, in base ai miei obiettivi, no? Ogni giorno vado lì, scrivo cosa devo fare, cosa devo fare. Inizio dalle cose più importanti e anche più pesanti. Comincio da quelle che sono più impegnative, poi la giornata scorre che è una meraviglia, scorre che è una meraviglia. E questi sono i primi punti, ragazzi, che dobbiamo avere ben presente per riuscire a fare attività fisica.